Siamo con l'assessore Andrea Civati, avete capito dove siamo, cioè Largo Flaiano. Vediamo un po' qual è lo stato di avanzamento dei lavori. Dietro l'assessore si sta lavorando proprio in questo momento, gli chiediamo cosa sta succedendo in questo momento e come stanno andando a livello generale i lavori. Dunque, in questo momento si è conclusa la prima fase, diciamo, del cantiere, che è anche quella un po' più delicata perché è la fase in cui abbiamo istituito le palificazioni del muro di sostegno della massicciata ferroviaria. Quindi è stata parcheggiata, posata nei mesi scorsi una grande macchina che appunto ha posato le palificazioni intorno alle quali poi è stato gettato, e per la verità è ancora in corso, come vedete alle mie spalle, il getto del calcestruzzo che costituirà appunto il muro di sostegno della massicciata ferroviaria, sopra il quale poi ci sarà il secondo ponte parallelo a quello esistente che costituirà la nuova rotatoria di Largo Flaiano. Quindi la fase più delicata di questo cantiere è stata conclusa, adesso appunto stanno gettando il muro di sostegno e, completata questa fase, nelle prossime settimane i lavori si potranno spostare sul lato parallelo e fare sostanzialmente lo stesso lavoro sull'altro lato.